ci siamo allo Stand Molix per vedere quali sono le novità di questo 2012. Ho affianco a me niente poco di meno che Vincenzo Muscolo. Lascio a lui la parola per una breve anteprima. Vi farò da caronte all'interno dello Stand Molix. Scusate se poco. Saluto intanto a tutti gli amici di Planet Spin. Magari un domani riusciamo a organizzare qualcosa, peschiamo tutti insieme. Allora, quest'anno abbiamo tantissime novità e come al solito cercheremo di non deludervi, quindi da parte di Molix massimo impegno per farvi andare a pesca, magari con qualcosa in più. Novità sulle canne, perché lo spinning si sta specializzando in tutte le sue sfaccettature, quindi abbiamo potenziato delle gambe come l'edging, rockfish, lo spinning al tonno, che quest'anno forse sarà la nuova tendenza. Ne vedremo delle belle. Ma adesso andiamo a dare un'occhiata a cosa venite con Molix per quest'anno. Allora, novità, intanto abbiamo ampliato le gambe colori dei prodotti che io definisco best seller, che sono campioni di vendita in Molix. Vi faccio vedere una nuova colorazione che caratterizzerà uno dei nuovi colori dell'audace, ovvero il fly fish, quindi il pesce volante, che è una colorazione assolutamente particolare. Dopo questo, visto che ce l'ho qui a portatevi di mano, vi faccio vedere una chicca, vi faccio vedere un nuovo prodotto, ovvero l'S Popper di Molix. Questo è un popper molto particolare, sia per le linee che lo caratterizzano. È un esco ovviamente con armatura passante, ancoretta extra strong, ma soprattutto io la definisco un'esca molto versatile. Nei suoi 11 grammi per 35, nei suoi 11 centimetri per 35 grammi di peso, abbiamo un'esca che si lancia molto lontano, ma soprattutto si può poi recuperare con tantissime tipologie di recupero. Possiamo fare la gercata lunga per far sì che la nostra esca faccia un vero e proprio tunnel di bolle. Possiamo recuperarlo a velocità costante facendolo entrare e uscire senza imprimere nessun tipo di movimento con la canna, o possiamo semplicemente fare il recupero classico dei popper, quindi a gercate e a bacchettate secche. Nel freshwater abbiamo aumentato le gambe colori, oltretutto questa è una delle nuove esche che verranno immesse sul mercato quest'anno. È un'esca di concezione nuova che nel suo movimento riprende molto quello che è la tipologia dei chatterbait. Questa esca si chiama l'over jig, questo è sempre il lover, però ha questa caratteristica di avere questa ancoretta dressata ed è un propeller. Queste sono delle esche molto importanti per noi perché nascono da una fortissima collaborazione che abbiamo con Mike Iaconelli. Altra novità in casa Molix è il buzzbait, quindi un'esca che fa rumore, un'esca che lavora in superficie e adatta a stimolare tutti i predatori. Adesso Luigi ci spostiamo nella zona più in basso, dove abbiamo anche qui delle novità molto particolari. Alcuni di voi questi già le conoscono e le hanno già utilizzate. Abbiamo tutta quella che è la gamma per il rockfish, quindi abbiamo i Sator Worm da 2,5, da 2 pollici e mezzo, caratteristici per la camera d'aria che hanno all'interno della coda. Abbiamo i Virago da 2 pollici e poi abbiamo un'altra piccola novità, ovvero quest'esca che è l'RA Shad. L'RA Shad è un piccolo pesciolino che si muove veramente in maniera sinuosa ed è realizzato in 3 misure: la 2 pollici adatta al rockfish e alle trote, poi abbiamo la 3,5 mare e acque interne, e abbiamo una misura più grande che è la misura da 5 pollici. Questa è un'esca veramente particolare, oltretutto su questa esca abbiamo applicato i nuovi scent al gambero, quindi si caratterizzano anche per questa tipologia. Particolare per quello che è il rockfish, abbiamo implementato la gamma dei giubbarino con queste 4 colorazioni che sono nate per il mercato giapponese per la pesca lashing, quindi per la pesca dei sugherelli, e poi il trago vib nella grammatura da 5 sedicesimi di oncia, adatto anche lui alla pesca a rockfish. Il virago nella misura più grande da 5 pollici, shad tail, quindi con la codina shad, e poi qui abbiamo una novità. Qui abbiamo il Finder Jerk 110, che a differenza del fratello maggiore, che è 15 cm, è un'esca sinking, un'esca che si lancia veramente a distanze ragguardevoli. Io ho fatto un confronto con l'audace per cercare di capire un attimino le distanze che si potevano raggiungere, mi dovete credere, le distanze erano le medesime.
vedere quella che sarà la gamma dei colori insieme al rialzarda dell'S-Popper di Molix. Altra novità, abbiamo rivisitato il Mille Righe, che già era un'ottima esca, ed è nato il Mille Righe Evo. Ovviamente questo è un prodotto equipaggiato con i nuovi tessuti Keimura, quindi grande rifrazione anche degli ultravioletti. Abbiamo migliorato quello che erano i cestelli in carbonio e, per restare in tema edging, abbiamo fatto anche qualcos'altro. Abbiamo realizzato il Jubar Squid, ovvero un'esca che si presta alla traina e allo spinning dei calamari. Novità sono le tre nuove colorazioni che andranno ad arricchire la gamma dei colori dello Jugulo Casting. Abbiamo tre colori: Real Mullet, lo Sgombro e il Verde Tempesta, che sono tre colorazioni nuove. Anche la gamma dei Terminal Tackle è stata arricchita con due nuovi trecciati, due trecciati specialist sono così definiti, uno per il fresh e uno per il salt water. Sono dei trecciati molto resistenti, con dei diametri estremamente contenuti, e sono in Spectra 100%. Gamma accessori, due pinze molto interessanti: una è una classica pinza per utilizzi heavy duty, quindi per split di una certa dimensione, ha alluminio anodizzato, i morsetti sono in acciaio inox, abbiamo il taglio in titanio. Una pinza molto interessante, soprattutto che si colloca su una fascia di prezzo media, perché questo è un prodotto che va al pubblico indicativamente intorno ai 49 euro, dove però il rapporto qualità prezzo è elevatissimo. E poi la Bird Pliers, sempre di Molix, fatta da Friki, che è un'azienda che quest'anno è stata premiata con questo prodotto all'Eftex. È simpatico, una forma molto simpatica e da portare sempre anche nelle battute soft, diciamo, dello spinning nostro. E un'altra cosa che definirei innovativa all'interno dello stand Molix è questo box, questa teca in vetro che si chiama Officine Molix, dove il logotipo rappresenta un po' una chiave da lavoro, ma anche una casetta. Questo per dimostrare la nostra assoluta trasparenza nei confronti dell'utenza, e quindi con questa teca vogliamo fargli vedere tutti quelli che sono i nostri progetti, le nostre esche sulle quali stiamo lavorando. Per il resto non dico nient'altro, fantasia per tutti gli amici. Anche il marchio MTD è cresciuto, adesso inizia ad entrare anche in quello che è il salt water. Come? Abbiamo tutta una serie di ami con cui copriamo le esigenze dei pescatori, perché partiamo da una numero 8 e arriviamo fino a una 8-0. Sono tutti ami che possono trovare varie tipologie di utilizzo. Diciamo che nel nostro concetto nascono per sostituire quelle che sono le ancorette sotto gli artificiali. Sono degli ami realizzati in acciaio inox, sono extra strong e hanno la particolarità in quella serie di avere tutti gli occhielli saldati. Una grande particolarità per tutti quelli che sono gli amanti degli ami al posto delle ancorette, perché garantiscono una grandissima resistenza. Anche nel Rockfish MTD si sta affacciando con le nuove testine realizzate appunto per il Rockfish. E dall'altra parte invece possiamo vedere degli assi Stuck e degli ami che trovano utilizzo in varie applicazioni, come può essere il drifting o la traina col vivo. Ami particolari proprio perché molto leggeri. Abbiamo anche in questo caso portato delle novità molto interessanti in casa Imakatsu, novità anche per il brand americano Yamamoto, dove addirittura abbiamo quattro colorazioni che sono state fatte appositamente per il mercato italiano, oltre ovviamente a diversi prodotti nuovi. E poi chiudo sulle canne. Sulle canne abbiamo cercato di saturare quella che può essere la richiesta di tutti i pescatori italiani ed europei, arricchendo tutte quelle che sono le serie già importate negli anni precedenti, e soprattutto potenziando quelle che possono essere i marchi che tirano
mano un pochino di più come tipologia proprio di carne, quindi come vi dicevo prima parlando con Luigi, il rockfish, l'edging e sicuramente anche la pesca spinning al tonno. Novità sono le canne Sakura, questo marchio francese, canne molto interessanti con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, montano componentistica Fuji di ultima generazione e insieme alle canne di Sakura abbiamo anche portato tutta una serie di buffetteria, quindi borse, giberne e quant'altro per agevolare proprio la pesca di tutti voi. Queste sono le giberne di Sakura che sono caratterizzate da uno zainetto abbastanza capiente con una tasca e questa retina dove possiamo mettere qualsiasi cosa nella parte posteriore. Nella parte anteriore le bratelline hanno queste due tasche molto grandi dove possiamo infilare delle piccole scatole portaesche e ovviamente qui possiamo andare ad aggiungere tutta quella che è l'accessoristica. Ovviamente sono personalizzabili perché noi possiamo proprio andare a staccare quello che non ci interessa. Ora ve la faccio vedere un attimino come si indossa anche facilmente. Una cosa che a me è piaciuta molto, ora è tutta aperta, sembra un po' roboco, però una cosa che mi è piaciuta molto è che abbiamo due mollettine a disposizione dove possiamo attaccare un piccolo fish grip, una forbice o quant'altro. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio ancora Planet Spin e Luigi e arrivederci alla prossima.